Bene ragazzi e ben ritrovati, eccoci qui nuovamente insieme alla nostra Atos Prime 2004 per fare una piccola manutenzione, sostituire la cinghia dei servizi vari. Adesso andiamo a vedere come fare nella maniera più semplice possibile, in maniera fai da te, anche utilizzando pochi attrezzi. Nel contempo andremo a verificare una perdita di olio motore, perché di recente è stata fatta una manutenzione, una sostituzione olio e filtro olio, ma non lo so, qualcosa è andato storto e quindi sta perdendo un po' di olio. Tengo a precisare che l'olio esausto va smaltito correttamente presso un centro autorizzato, quindi il fai da te diciamo che si può fare, ma bisogna avere poi un appoggio dove portare l'olio. In questo caso io sono andato a far fare il cambio d'olio presso un'officina autorizzata, quindi speravo che il lavoro fosse stato fatto nella maniera corretta. Andiamo a vedere cosa è successo. Allora, essendo la cinghia dei servizi vari messa da questa parte, dovremo per forza accedere da questo vano. Quindi dobbiamo smontare la ruota e tutto quello che c'è all'interno. Inizialmente andiamo a smontare la ruota, quindi poi sollevare la macchina per poter poi lavorare nella maniera più facile possibile. Ok, per sicurezza sempre mettiamo dei cavalletti e lasciamo sempre il crick in tensione. Andiamo a levare queste viti che avevo creato io tempo fa, una protezione per evitare gli schizzi, perché qui adesso che andremo a vedere ad aprire è tutto aperto, quindi l'acqua, se prendiamo una piccola pozzanghera d'acqua, l'acqua va direttamente nella puleggia e nella cinghia dei servizi vari, quindi per evitare che andasse avevo messo questa copertura. Ed ecco che cos'era la famosa perdita di olio, a parte che è tutto sporco qui. La perdita di olio era questo, il tappo neanche è stato avvitato. Cioè, io dico, almeno fai una manutenzione. Ma avvita sto cavolo di tappo! Che cavolo, che ci perdi! E così, levando questa defense, si accede alle cinghie. Ecco qua, ne sono due. Una che fa il compressore dell'aria condizionata e l'altra dietro che fa pompa dell'acqua e alternatore. Eccola qua. Sono due. Per mollare queste due cinghie bisogna mollare il compressore, quindi avvicinarlo, e per l'altra cinghia invece bisogna mollare invece l'alternatore e avvicinarlo. Per quanto riguarda la cinghia dell'alternatore bisogna mollare prima questo dado che fa da stop, in questo senso. Ecco, in maniera che l'alternatore poi possa camminare avanti e indietro. Quindi svitando, piano piano l'alternatore si avvicina. Ecco, vedete? Qui, anche a mano, vedi, si avvicina. La cinghia adesso è molla. Per quanto riguarda la cinghia del compressore, bisogna prima mollare questo pernetto qui e un altro pernetto lì su. Ecco qui. In maniera che poi possa agevolmente scorrere questo perno di regolazione. Bene, ora possiamo iniziare a mollare questo perno di tensionamento e poi spingere, ecco qua, il compressore. Come si può vedere, la cinghia è bella lenta già. Ecco qua, abbastanza molla. Iniziamo a mollare prima questa cinghia qui, ecco qui, e poi la cinghia dell'alternatore, ecco qui. Bene, li abbiamo identificati, quindi compressore, alternatore, e qui possiamo vedere la sigla, quindi anche il numero, ecco qua, il numero per poterle poi ordinare o sostituirle, ok? Come si controlla le cinghie? Le cinghie si controllano in questo senso qui. Se in un centimetro ci sono più di 3 spacchi, la cinghia va sostituita. Qui non presenta spacchi ma è completamente deteriorata, cioè si vede che è completamente consumata
ed è molto dura. Vediamo questa. Questa sembra più nuova, probabilmente è stata sostituita. Questa è quella dell'alternatore, la più semplice. Però si vede un po' che è deformata ed è un po' vecchiotta, molto dura. Andiamo a cambiarle. Ecco qua ragazzi, da un ricambista abbiamo recuperato le due cinghie. La prima che andremo a installare ovviamente è quella d'alternatore che è più in dentro. Eccola qui messa. Adesso andremo a fare il tensionamento. Ma prima mettiamo anche l'altra. Perfetto, ora andiamo a procedere a fare il tensionamento. Iniziamo di qua. Bene, e ora facciamo il tensionamento dell'alternatore. Ok, abbiamo tensionato, adesso dobbiamo stringere il controdado che è questo qui. Ecco qua. Ok, qui abbiamo finito. Qui invece dobbiamo stringere questo dado, qui, questo qui, e poi c'è l'altro un po' più su. E lì su, in pratica. Eccolo lì. Ok, adesso ci manca avviare la macchina, vedere come si comporta, avviare ovviamente le varie utenze, tipo climatizzatore, e sterzare a destra e a sinistra, vedere come si comporta. Bene ragazzi, anche questa è fatta. Adesso rimonteremo il tutto, metteremo tutte le defense che stavano prima, le coperture, e rimonteremo infine la gomma. Quindi anche questa è stata fatta, quindi sostituzione di queste due cinghie dei servizi vari in maniera fai da te, molto semplice, seguendo determinati accorgimenti. Ovviamente per farlo vi servono sempre delle capacità, conoscenze tecniche e ovviamente gli attrezzi. Bene, spero che questo video possa essere d'aiuto, anche perché su altre autovetture è molto simile la procedura, quindi non cambia moltissimo. L'abbiamo fatto su Latos, ma lo possiamo fare anche su altre tipo di vetture, ok? La procedura è la stessa, più o meno. Bene ragazzi, io ovviamente vi ricordo sempre il canale Telegram, dove potete vedere le offerte di AliExpress e Amazon. Vi ricordo sempre il profilo di Instagram, dove potete ovviamente contattarmi in maniera più rapida. E inoltre non dimenticatevi di mettere un like e iscrivervi al canale. Ciao ragazzi!